invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. Vieni luce dei cuori, dona forza e fedeltà, fuoco eterno d'amore, questa vita offriamo a te. Accogliamo il Santissimo, ci mettiamo in ginocchio, in piedi, chiudiamo gli occhi e ci lasciamo guidare da un ritornello che ci verrà proposto dalle sorelle. Con la gioia dei magi quando sono venuti ad adorarti, con lo stupore dei pastori, con la commozione di chi si sente chiamato per nome e di chi ha sperimentato la salvezza, veniamo a te, veniamo ad adorarti, scortati da Suor Consolata, la tua piccola figlia amata. Emblema dei semplici, l'atto d'amore che viviamo in questa veglia, che ti offriamo e che ci offriamo l'un l'altro, è semplicemente lo stare. Stare alla tua presenza per rimanere presenti a noi stessi in ogni circostanza, per amare e presentare i fratelli e le sorelle che abbiamo nel cuore, che ci hanno chiesto preghiere, che sono nel bisogno, che ci stanno seguendo da casa, fratelli e sorelle che hanno il cuore magari pieno di ansia e di inquietudine, pieno di buone ragioni per essere afflitti,
Ecco, su di loro, su di noi, l'eco e l'effetto benefico di tante, tante preghiere innalzate da questo luogo santo, attraverso quel semplice Gesù, Maria, vi amo, salvate anime. Non c'è bisogno di una ricchezza di parole, di immagini, di effetti speciali, perché sei tu pieno di ogni ricchezza. E viviamo il segreto del riposo davanti a te. Se posso riposare come Gesù in quella barca agitata, è semplicemente perché anch'io ho fiducia, mi fido. E allora, fratelli e sorelle, accordiamoci insieme e rinnoviamo questa fiducia per placare ogni affanno del cuore, per sgridare le acque agitate di ogni pensiero negativo. In questo abbandono fiducioso ci lasciamo consolare da te, ripulire, riempire, toccare, guarire, liberare, stupire. Tu, Signore, ci dici che stai alla porta e bussi, e noi questa sera vogliamo aprire la porta, non solo aprirla, ma spalancarla. Vogliamo sedere al banchetto di grazia con te, dove tu ci accogli aprendo il forziere del tuo cuore. Tu sei l'Emmanuele, il Dio in mezzo a noi, e noi questa sera non vogliamo farci trovare altrove, distratti, assopiti, distolti dalle preoccupazioni. Qui con te, qui per te, per non smettere di ripetere santo, santo, santo. E più riconosciamo la tua santità e grandezza, e più sentiamo guarire la nostra inadeguatezza, la nostra debolezza, che ci inclina ad arrabbiarci, a perdere la pazienza, a perdere l'obiettivo, a trattare male gli altri, a chiudere le orecchie, il cuore. Ecco, il nostro limite questa sera vuole diventare il trampolino per lanciarci nel tuo amore ricco di misericordia. È bello per noi stare qui, occhi negli occhi, con te, Padre, e ci ripeti che non c'è colpa che non possa essere sciolta nel fuoco della tua santità. Non c'è errore, non c'è peccato che possa limitare la tua santità. Non c'è spirito di tenebra che possa soffocare la tua luce. In un momento di silenzio ti voglio parlare, Signore, della spina che ho nel cuore. Ti presento la mia agitazione. Thank you.
ancora i giovani, andiamo a fare una passeggiata, una camminata, un momento in un monastero. Muoversi per superare la paura e entrare nella speranza. Secondo me i monasteri non sono fatti di mattoni, sono fatti di preghiera, avvolge il pellegrino, avvolge chi viene, quindi si possono operare meraviglie di grazia. Una delle caratteristiche di Suor Consolate è proprio la guarigione spirituale. Noi abbiamo tantissime testimonianze di persone che non sono tanto guarite nel corpo come sono guarite nello spirito. E questo è il nostro servizio, non abbiamo tanto bisogno di aprire mense o vari servizi sociali, ma abbiamo bisogno di aiutare le anime a entrare nel circuito della vita spirituale. In realtà siamo come un pronto soccorso spirituale, dove chi è ammalato può venire. Accogliamo queste persone che hanno molto molto bisogno di esprimere le loro sofferenze, i loro dolori, che sono molti, grandi, profondi. In questi ultimi tempi poi questa continua paura del futuro, del presente, assicuriamo loro la preghiera, ma il fatto stesso di poter aprire il loro cuore a una sorella, a tutte le sorelle, che e comunque il loro problema rimane così discretamente coperto dalla preghiera, per loro è un grande conforto. In questi ultimi 15 anni abbiamo pensato di mantenere l'adorazione eucaristica tutto il giorno, quindi a chi si avvicina al monastero, oltre alla possibilità di parlare con noi e di affidare la nostra preghiera ai loro problemi, diciamo sempre: adesso è il momento di andare davanti a Gesù e portare a Lui per qualche minuto, per un tempo maggiore, secondo quanto ognuno ha a disposizione, portare questo. E quindi è stata praticamente anche una scuola di preghiera di contemplazione, perché poi queste persone si possono fermare in cappella, pregare personalmente o nelle ore liturgiche, ascoltare, partecipare alla nostra preghiera. Ed è sempre un'occasione per imparare a pregare, e lo vogliamo fare scomodando anche Maria in questo giorno, dove la ricordiamo come la Beata Vergine del Carmelo. Anche noi siamo sul monte dove il Signore si manifesta, e nella preghiera, grazie alla preghiera, vogliamo coprire di benedizione la porzione di popolo che tu ci hai affidato, i nostri amici, parenti, conoscenti, i lontani, i vicini. Questo pane che stiamo contemplando è la fonte della bontà, che copre e vince ogni sapore amaro della vita. Da questo pane buono esce guarigione per ogni inappetenza di vita autentica. Questo pane è centro dell'amore, quell'amore che tutto copre. E diventa e diventiamo noi con Lui quel pronto soccorso spirituale, dal quale, nel quale possiamo ricevere tutte le cure necessarie di cui abbiamo bisogno. Faccia a faccia con il medico del corpo e dello spirito.
e con le parole di una preghiera antica, il Salmo, vogliamo entrare ancora più in profondità in questo mistero di grazia della preghiera. Lo cantiamo. Principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
cuore di Gesù per te e con tutto l'amore possibile, unito all'amore tuo e a quello della Santa Vergine, con tutte le mie sante intenzioni. Stamani mi sono domandata: perché mai alle anime piccole tu doni con tanta tenerezza e le circondi di tutte le cure e provvedi a tutti i minimi particolari? Perché? E la luce si è fatta alla mia anima. Nel Santo Vangelo, al capitolo Gesù e i fanciulli, dopo le tue divine parole: lasciate venire da me i piccoli e non glielo impedite, che di questi è il regno di Dio, vi è una parola che mi rivela il tuo cuore materno: e abbracciatili. Non solamente li hai benedetti, ma lasciato libero sfogo al tuo cuore divino, li hai abbracciati. Allora, in un quadro, vidi la grande famiglia umana, i figli maggiori che lavorano e guadagnano, e se buoni, formano l'orgoglio dei genitori, e i piccoli che fanno nulla, proprio nulla, ma che amano e tengono la parte più considerevole nel cuore materno. Perché, dimmi, o Gesù, quando è che gode di più una mamma? Quando il suo figlio l'onora con il felice risultato degli studi, del lavoro o che so io? Oppure non di più quando piccolo le appartiene totalmente e può fasciarlo, sfasciarlo, stringerlo al cuore a piacimento e donargli tutte le tenerezze? Oh, la gioia che prova una mamma presso la culla del suo bimbo! Nessuno potrà udirla mai, come nessuno potrà udire chi gode di più. Il bimbo a ricevere tante carezze o la mamma a offrirle? Per il suo piccolo gli abitini più belli, le cose più delicate. E se per un caso impossibile quel bimbo rimanesse sempre piccolo, la mamma continuerebbe a prodigargli cure e tenerezze senza stancarsi mai, per tutta la vita. Portando questo ragionamento nel campo spirituale, mi sembra una perfetta immagine di quel che Gesù fa con le piccole anime. Queste sono sue, esclusivamente sue, e lui, con tenerezza materna, prepara per esse gli abiti più belli di virtù. E poiché come i bimbi sono indifferenti, può vestirle di virtù e svestirle a piacimento, può stringersele al cuore o lasciarle in un angolo, ma esse rimangono felici ugualmente, purché possano amarlo, purché possano vivere sotto il suo divino sorriso, purché possano offrirgli qualche cosa per aiutarlo a salvare le anime. La gioia più grande che si può gustare sulla terra è possedere Dio, ma Dio solo. Allora si gode un paradiso anticipato e le piccole anime lo gustano. Viceversa, l'unico dolore che si può soffrire è l'aver perso Dio. Aver scavato fra Lui e noi, con le nostre colpe, un abisso che solo la misericordia divina potrebbe colmare, ma alla quale non si crede più. Oh, allora si soffre l'inferno. Perché? Che cos'è l'inferno se non la privazione di Dio, come il paradiso è il possesso di Dio? Gesù, tu mi comprendi, per tuo amore e per esso io scrivo.
ma sei così buono da scrivere attraverso di me le tue parole d'amore e di misericordia. Per tutti i fratelli, sono miei. Gesù, li amo. Confido in te e mi fido di te. Le anime piccole attirano la simpatia e la complicità del Signore. Le anime semplici sono nell'abbraccio del Padre. L'abbraccio che la preghiera ci fa sperimentare. E così l'adorazione, il tempo speso in questo mare sconfinato del mistero di Dio, diventa paradiso anticipato. Risposta ad ogni ansia e paura. È lo stesso abbraccio che cerca il piccolo per essere sollevato e trovarsi all'altezza degli occhi di chi lo rassicura e che gli dicono: non avere paura, io provvedo a tutto. Ecco, in quell'abbraccio anche noi vogliamo trovare ristoro. Come bimbo svezzato in braccio a sua madre, perché tu, Signore, provvedi. Davanti al dubbio che sta tornando, che mi sta tormentando, rispondo: tu provvedi. Davanti a quel dolore in cui magari stai colpevolizzando Dio stesso, i medici, la società, gli altri, in un continuo scarica barile, oggi, nella fede, con fiducia, rispondi: io lo so, Signore, tu provvedi. Il mio personale Monte Moira, dove mi chiedi la vita del mio Isacco, io so che tu provvederai, che tu mi darai la forza, che tu non toglierai la vita, non la sottrarrai. La tua provvidenza mi abbraccia, mi consola, mi coccola, mi solleva. Vogliamo cantare insieme questo abbraccio. Grazie a che ho
visitare questi luoghi che sono tutto sommato un farmaco per l'umanità. Perché non è che tutte le situazioni difficili si risolvano con altri mezzi, ma si possono risolvere anche con il metodo spirituale. Beh, la santità, secondo me, è legarsi a questo incontro profondo con Dio, ma che scaturisce dalla parola di Dio, che poi nel nostro vivere quotidiano la sbricioliamo nelle piccole cose. E poi è che è anche poi la spiritualità di Suor Consolata, questa santità a partire dalla parola di Dio la trovi nelle piccole cose, nei piccoli gesti quotidiani, nella tenerezza, nella delicatezza, nel servizio alle sorelle, nella preparazione della liturgia, nella preparazione anche di un buon pranzo, nella preparazione di questi piccoli momenti quotidiani che fanno la vita nostra, ma che poi è la vita di tutte le persone. Bisogna cercare la straordinarietà in questo ordinario, quindi l'ordinario non è più monotono, cambia tutti i giorni. E poi noi la viviamo anche molto nell'affidamento alla provvidenza, che è un'esperienza che penso che abbiamo fatto molte di noi, perché arrivi in monastero e devi accontentarti di quello che c'è, ma il cuore di Gesù arriva di più, perché accontenta. E questa è un'esperienza che mi ha molto colpita. Il cuore di Gesù accontenta ogni sorella in ciò che ogni sorella desidera. Abbiamo fatto esperienza più volte che quando c'è una ricorrenza per una sorella, una professione, un compleanno, giriamo la ruota e c'è quel particolare che fa piacere alla sorella. L'esperienza di ricevere tutto da lui, ecco. Da lui che si preoccupa in questo modo impressionante proprio. Io non sono figlia unica, ho sempre avuto il desiderio di una famiglia, e il Signore mi ha donato una famiglia grande e che non mi lascia disperdere nella famiglia naturale, perché tutto lo devo concentrare in questa famiglia spirituale che il Signore mi ha dato e che riempie la mia vita in pieno e che mi dà la possibilità di donarmi, sì, una storia d'amore. La piccola via, bambini, gli umili, le piccole cose. Donaci, Signore, un cuore povero e semplice, come quello di Maria, come quello degli Anawim della Scrittura, per entrare nella gioia, nella beatitudine dei poveri in spirito. Beatitudine che si incastona su quell'altra, della regina dell'umiltà, la beata perché ha creduto, la beatitudine della fede, la beatitudine di chi nonostante tutto dice e proclama io credo. Allora sarai tu lo straordinario nell'ordinario, quando tutto va diversamente da come dovrebbe andare e tu dici io credo, ecco lo straordinario nell'ordinario. Potremmo dire con profonda pace, profonda serenità, cuore di Gesù, confido in te. Credo in te, sia il ritornello della nostra storia d'amore. A volte abbiamo paura di fermarci perché nel silenzio, nella quiete, come se venissero a galla i pensieri più difficili, situazioni più dolorose, come se la frenesia e il movimento anestetizzassero almeno un po'.
Allora grazie, Signore, perché in questo momento privilegiato di pace possiamo spingerci alle altezze della fede. Dire con San Paolo: mi compiaccio delle mie necessità, di tutto quello che in questa preghiera è venuto in superficie. Mi compiaccio della mia debolezza, perché è calamita per la tua grazia, e richiamo al tuo sguardo, è calamita alla tua forza. Allora la gioia del Signore nell'averlo incontrato, nell'aver intuito che è la perla preziosa, è il tesoro prezioso, la gioia del Signore sia la nostra forza. Continuiamo la nostra preghiera e ad ogni invocazione ripetiamo: noi crediamo in te. Noi crediamo in te. Grazie, Signore, perché nel tuo pane ci fai sperimentare il dono della semplicità e della comunione. Grazie per la bellezza dell'essere Chiesa, per averci dato Maria, tua madre. Grazie per Giuseppe, il padre nell'ombra che porta la luce dell'esserci e del rimanere. Grazie per i santi, Francesco, Chiara, Suor Consolata, Madre Francesca. Facci essere un solo corpo e un solo spirito. Noi crediamo in te. E affidiamo i piccoli della terra, i poveri, i profughi, i migranti, i figli che vivono in terre di violenza e di guerra, i senza tetto, chi è senza lavoro, gli sfruttati, chi è senza un affetto. Da qui, adesso, possa ripartire la vita. Noi crediamo in te. Ti preghiamo per ogni padre, madre e figlio, perché tutti possiamo sperimentare il tuo amore ed essere nient'altro che amore. Noi crediamo in te. Ti preghiamo per ogni vocazione, in particolare da questo luogo. Innalziamo il grazie per la vita claustrale, polmone dell'umanità, per la vita consacrata, e ti chiediamo nuove e sante vocazioni. Noi crediamo in te. Ti affidiamo la Madre Terra e i suoi cambiamenti climatici, tutte le questioni legate all'ecologia e allo sfruttamento delle materie prime. Mettiamo ancora una volta ai tuoi piedi questa pandemia e in questo tempo la Germania, piegata e ferita dal maltempo. Noi crediamo in te. Ti affidiamo ogni storia soffocata dal male, ogni uomo ed ogni donna che lotta contro la malattia, ogni giovane che sta cercando la sua strada, ogni coppia che sta costruendo famiglia, ogni anziano che sta facendo fatica, gli sposi che stanno soffrendo e tutta la tua umanità che vuole risorgere. Noi crediamo in te. E facciamo scendere su tutto questo ancora una volta il ritornello di questo abbraccio benedicente, di questo abbraccio che ci vuole rinvigorire, rinnalzare, sollevare, ripulire. Abbraccio. Abbracciami, Dio dell'eternità, rifugio dell'anima, grazia che opera. Riscaldami, fuoco che libera, manda il tuo spirito, Maranatha. Adorazione, oltre a conoscere un po' di più il mistero di Dio,
mistero nostro, della nostra umanità, la conoscenza di Suor Consolata e delle sorelle. Ecco, vogliamo proprio dare ancora un attimo spazio a un brano tratto dal diario di Suor Consolata. Confido in te per le ore buie e tempestose, di dubbi e di angosce, di lotte e cadute, quando tutto crolla a me d'intorno, lasciandomi la sola impressione di essere un'illusa e nulla più. Gesù, confido in te per le ore di intime ribellioni, di ripugnanze a compiere il bene, a vincere me stessa, a proseguire il cammino nella notte buia e tenebrosa, a darti l'atto incessante d'amore. Gesù, Maria, vi amo, salvate anime. Gesù, confido in te, in questo desolante silenzio di cielo e di terra, quando provo lo straziante abbandono. O Gesù, o mamma mia Maria, o San Giuseppe, io confido in voi. Oggi sostai alcuni istanti nell'atrio presso l'orto e mi sedetti su una panca. I pulcini, credendomi la loro buona dispensiera, mi circondarono ben presto, presero d'assalto il mio grembo e poi si allinearono tutti sull'orlo dello schienale della panca. Pensavo a San Francesco e li lasciai fare indisturbati. Uno di essi, essendo sceso nel mio grembo, tentai di accarezzarlo, ed esso si impaurì e il suo cuoricino prese a battere forte forte. Volli calmarlo e perciò lo strinsi a me e lo tenni presso il mio cuore finché fu tranquillo. Ci prendeva gusto e se ne stava quieto, ma io lo lasciai andare a raggiungere i compagni e ritornai in coro per la preghiera. Non pensavo più a questo fatto insignificante, ma la grazia me lo illustrò. Se Consolata aveva avuto compassione di quel povero pulcino solo perché era spaurito e aveva sentito il bisogno di stringerselo al cuore per tranquillizzarlo, quanto più il cuore di Gesù, che è cuore umano, sentiva compassione della povera anima mia e sentiva il bisogno di stringermi al suo divin cuore. E poiché avevo commesso una mancanza contro la carità e quindi me ne ritenevo indegna, un altro pensiero confortò la mia mente. Che merito aveva quel pulcino che io giungessi a stringermelo al cuore, accarezzarlo? Nessuno. La compassione m'aveva spinto semplicemente a fare ciò. E la stessa compassione spingeva Gesù verso la povera anima mia. Gesù, sono il tuo pulcino. E mi parve naturale salire presso il suo cuore e ivi continuare ad amare. Nulla vedo di Gesù, nulla sento, ma la meditazione di quel pulcino mi riempie l'anima di soave tenerezza, così come ieri mi aiutò a sopportare le ore arde presso Gesù esposto una semplice frase che ricevetti tempo fa. La piccola anima della piccolissima Consolata. Quanta infantile confidenza
mi donò quella frase, oh Gesù. Ai piccoli tutto è concesso. Signore, ci sentiamo i tuoi pulcini. Non è infantilismo, ma è quell'essere piccoli che ci mette nelle tue mani, nel tuo abbraccio. E da piccolo a grande ti dico il mio grazie. Grazie per come anche questa sera ti sei preso cura di noi. Grazie Signore perché voglio crescere con te, rimanendo e mantenendomi piccolo. E anche noi vogliamo adesso aprire il cuore alla gioia cantando il nostro atto d'amore. Dire che l'amore vince. Dire che grazie all'amore tutto è possibile. Forse non ci verrà detto come, quando, perché, ma l'amore vince e vincerà. Ci mettiamo in piedi e cantiamo tutto è possibile. Questo è il luogo che Dio ha scelto per te, questo è il tempo pensato per te, quella che vedi è la strada che Lui traccerà, quello che senti, l'amore che mai finirà. Andremo, annunceremo che in Lui tutto è possibile. E andremo, annunceremo che nulla ci può vincere, perché abbiamo udito le sue parole, perché abbiamo veduto vite cambiare. Abbiamo visto l'amore vincere. Questo è il momento che Dio ha atteso per te. Fatto su te, quella che vedi è la strada tracciata per te, quello che senti, l'amore che ti accompagnerà. Andremo, annunceremo che in Lui tutto è possibile. Andremo, ci può vincere, perché abbiamo udito le sue parole, perché abbiamo veduto vite cambiare, perché abbiamo visto l'amore vincere. Sì, abbiamo visto l'amore vincere. E andremo, annunceremo che in Lui
possiamo davvero essere testimoni di questo amore vittorioso e vincitore. È l'augurio più grande che vi facciamo da questo luogo benedetto, dal monastero Sacro Cuore di Moriondo. E questo amore lo abbiamo visto vincere in modo meraviglioso nella Vergine Maria. Ci salutiamo proprio cantando a lei, la tutta bella, la tutta santa. Dalle offerte, dalle preghiere delle monache. E ci sono dei monasteri che hanno centinaia e centinaia di anni, senti, e anche la presenza delle suore che non ci sono più, e quindi è un'intercessione per me grandissima. Dove il mio cuore riposa, dove sto davanti a Lui che ci guarda. Sì, il Signore a volte chiama in modo così inaspettato a fare quello che tu non immagini.
come ha fatto con Abramo, ci chiama ad uscire dal nostro piccolo recinto per andare oltre e quindi allargare il nostro cuore, le porte della nostra tenda. Ogni giorno è un'avventura nuova a cui il Signore chiama, no? Dove tu non sai cosa ti aspetta, però hai la certezza che Lui non ti abbandona mai e quindi ti dà la forza sia fisica che spirituale di accogliere quello che Lui desidera mandarti per il tuo cammino, per la tua crescita spirituale e per la crescita delle mie sorelle, di tutta la comunità. Però è proprio l'affidamento a Lui, quello che ci insegna soprattutto Suor Consolata nel nostro monastero. Come diceva Suor Consolata, tu amami e io penserò a tutto fin nei minimi particolari. E poi Lui arriva in modo così inaspettato e attraverso vie che non avresti mai pensato. Quindi è una sorpresa continua, la vita col Signore. Questa vita la vedo come una finestra su un cielo aperto, sconfinato, dove il Signore non pone limiti, cioè ti porta a orizzonti che tu non avresti mai immaginato. E Gesù è la nostra salvezza, però è anche gioia, è amore, è tenerezza, e tantissimo altro ancora, quindi seguirlo è felicità assicurata. Cioè, pensando all'inserimento di Suor Consolata nella spiritualità francescana, nella spiritualità di Francesco, che non bisogna spaventarsi dei propri limiti, ma a partire da questi limiti, incontrando Dio, si abbraccia il mondo, come del resto Francesco ha fatto, con dei forti limiti, perché non capiva il messaggio del Signore, non capiva molte cose, però si è lasciato trasportare senza riflettere troppo, senza pensare troppo nell'umano. E quindi si è aperto a un'opera di Dio e il suo trasporto verso Dio, così appunto non lasciandosi vincere dalle fragilità, ha trasportato in questo cammino, in questo fiume, ha trasportato Chiara. In questi ultimi tempi, poi che siamo stati prostrati dalla pandemia, da tutti questi timori, sentiamo che c'è un substrato di paura. Ecco, riuscire a slegarsi da questa paura, perché l'unico rimedio, come è stato per Francesco e Chiara, è l'amore di Dio, e questo risolverebbe tutto. Poi Francesco e Chiara mi richiamano l'essenzialità della vita, dove adesso tutto è materialismo, dove possedere cose è diventato quasi una cosa spasmodica. Mentre invece la loro vita essenziale, come anche la nostra che rispecchia la loro, può essere un bel richiamo per cambiare vita. Gesù, Maria, vi amo, salvate anime! Io trovo che è un monastero unito, che ci vogliamo bene e ognuno cerca di fare nel suo piccolo, fare quello che può anche per le altre.